Allora, il metodo cartesiano. Abbiamo visto i presupposti del metodo, che deve essere vero, valido, fecondo, matematico, con la garanzia metafisica. Quali sono le quattro regole del metodo cartesiano? Le quattro regole del metodo cartesiano sono evidenza, 1, analisi, 2, sintesi, 3, enumerazione e revisione, 4. Cosa ti dice il buon Cartesio? Guardate che potrebbe essere anche un metodo di vita un po' troppo razionale, però se uno ama il razionalismo ci si può trovare bene. Io devo indagare scientificamente, l'obiettivo è la verità. Quindi io non posso indagare ciò che non è evidente, perché se io indago quello che non è evidente, no? Io in pratica costruisco una sovrastruttura, perché quello a cui arriverò avrà sempre dei margini di dubbio, perché non era evidente il punto di partenza. Cos'è che è evidente e che risulta sempre evidente e chiaro alla mente umana? La matematica, perché la matematica, sia che io stia dormendo e sognando, sia che io sia sveglio, la matematica è sempre vera, perché è vero il pensiero. E quindi a livello di pensiero torna, quindi è evidente il pensiero, è evidente la matematica, e poi c'è l'evidenza metafisica dell'esistenza di Dio, che lui ha già dimostrato in 3 passaggi. Quindi, partendo da questi presupposti, io posso prendere come evidente ciò che è matematizzabile. Ok? Poi, dopo aver capito l'evidenza come primo punto, andiamo all'analisi. E io devo suddividere il problema dalla parte più complessa, scendo alla parte più semplice. No? La professoressa di matematica vi dà un problema insolubile per voi lì per lì. Voi dovete prendere le dimensioni evidenti, cioè cosa sapete, quali sono le formule, poi dividere il problema e dividere la domanda complessa. Ma ogni domanda complessa si può suddividere in parti semplici. È chiaro il concetto? Vi torna o no? Ma facciamo un elemento esistenziale, perché siamo in filosofia. Che persona voglio essere nella vita? È una domanda complessissima, no? Io metto dei grandi parametri, che so, voglio essere una persona buona, giusta, eccetera. Quindi divido come mi devo comportare con i genitori, col professore, e piano piano io scendo e mi ritrovo, perché per iniziare, una volta che ho disceso, dovevo partire, che poi sarà il terzo punto, da cose semplici, che quindi sono in grado di fare. Quindi se io prendo il grande problema matematico e lo suddivido, poi intanto io inizio a risolvere la prima cosa semplice che arriva, perché deve essere semplice. Voi vi rendete conto quando fate un compito in matematica, eccetera, che se comincia a venire 171,89, vuol dire che avete sbagliato qualcosa, no? Cioè che se andate a seguire, però per arrivare al meccanismo semplice devo conoscere, perché in un compito in matematica io ho avuto anche dei momenti in cui ero bravo a matematica, nei momenti di difficoltà gente mi passava delle cose, io scrivevo, no? Le collegavo, ma non capivo bene come, perché non hai un quadro della situazione, cioè non è la scienza una cosa che puoi fare a tentoni, no? Cioè, intanto provo, mi organizzo, no? fai confusione. Devi avere una chiarezza mentale. La chiarezza mentale è che il problema è evidente, lo suddivido dalle parti complesse e piano piano scendo alle parti più semplici, no? Quindi ci sono dei solidi in geometria estremamente complicati, però posso dividere a figure più semplici che io conosco, perché comunque un solido complesso è composto da figure geometriche più semplici, quindi ci trovo all'interno di quella figura complessa un quadrato, e il perimetro del quadrato lo so calcolare, l'area del quadrato lo so calcolare, e intanto quel pezzettino è fatto per arrivare poi a trovare l'area complessiva di questo solido complesso. È chiaro? Poi
dopo l'analisi abbiamo la sintesi, che è proprio quello che vi ho già detto: risalire dal semplice al complesso, risolvo uno per uno tutte le dimensioni semplici e arrivo alla complessità massima. Quindi uno potrebbe anche fermarsi lì, no? Dov'è la differenza tra un grande e un medio? Che un medio si ferma al risultato ottenuto, funziona, il grande va avanti. Cartesio cosa dice? Potrebbero esserci stati degli errori, allora io devo enumerare tutte le parti, perché se io enumero tutte le parti, no, io cosa faccio? Dico, questa è la parte 1, questa è la parte 2, questa è la parte 3, parte 4, parte 5, c'è un errore, non torna qui, vado alla parte 3. Quindi quando vado a fare la revisione rivedo tutto, no? Perché mi ha sconvolto a me i negozi dei cinesi dove sono andato a comprare il rasoio per la grande organizzazione. No, cioè, la domanda che mi facevo, ma come faccio a trovare un rasoio qui? No? Te domandi e non ti dice come facciamo in Italia lo scaffale, quello in fondo, eccetera. No, scaffale numero 7, no? Punto numero 3, 7, 3, due coordinate, ascisse, ordinate, se trovi il rasoio cartesiano. No? Con Cartesio si semplifica tutto, vuol dire che loro hanno enumerato problema complesso. Devo mettere una miriade di oggetti diversi tra loro in un negozio. Questo è, dice, alla livornese ce n'è tanto butta, no? Poi non trovi più nulla, ma facciamo noi nella compagnia, quello butta lì, quello butta lì. Non abbiamo un'organizzazione, una pianificazione. Problema complesso, quindi mi ci vuole, no? Comprare un capannone, dividerlo in scaffali, cioè, e poi parto dalla cosa più semplice, intanto comincio a mettere quegli oggetti al punto 1, quegli oggetti al punto 2, enumerazione, revisione del sistema, e io so a fine giornata che posso vedere immediatamente se mi è stato fregato un rossetto, no? Perché c'è un'idea cartesiana che sta dietro a tutto questo. Vi è chiaro questo concetto? Quindi è un metodo di altissimo livello, il metodo cartesiano, che è un metodo che è diverso da quello di Galileo, no? Il metodo di Galileo è un metodo che è il metodo delle scienze moderne, più fisico, è laboratoriale. Il metodo cartesiano è un metodo invece matematico, lo fai con la semplice astrazione, non hai bisogno del corpo, qui c'è il grande incubo di Cartesio sull'esistenza del corpo, non hai bisogno di un riferimento laboratoriale, basta la semplice astrazione mentale e si arriva a tutto, purché si usi bene il concetto matematico, che in un dubbio iperbolico, il dubbio si è già fatto, vero? Differenza tra iperbolico e metodico. In un dubbio iperbolico potrei anche pensare che 5 più 4, io penso che fa 9, tutti si pensano che fa 9, ma in realtà è sbagliato. Ma il dubbio iperbolico è scartato, perché abbiamo dimostrato, abbiamo la garanzia metafisica dell'esistenza di Dio. Quindi il rapporto problematico tra certezza e verità trova un ponte, non è più problematico, è di nuovo riunito, ma da cosa? Dalla metafisica, no? Cioè, però state bene attenti, la frattura c'è stata, poi te puoi anche ricomporre la frattura, no? Metti un ponte che collega quell'osso con l'altro osso, ricomponi la frattura, però la frattura c'è stata, no? Quindi è un ponte, come se c'è un dissesto idrogeologico, un territorio si apre, in mezzo passa un fiume, se io voglio andare a trovare il mio cugino che sta di là, devo fare un ponte, però non è più immediato. Prima il rapporto fra certezza e verità era immediato nella filosofia antica, adesso è mediato dal pensiero e dalla dimensione metafisica. Quindi tutto questo metodo ha un suo funzionamento assoluto, e poi ce l'ha anche relativo, perché il metodo cartesiano funziona al di là della garanzia dell'esistenza di Dio, eh? Cioè, un ateo matematico non è che non usa le ascisse e le ordinate perché non ha la garanzia metafisica, sono quelle che gli consentono di andare avanti, però è un metodo che ha quella dimensione e quel tipo di presupposto che riunifica
ciò che lui aveva separato, ma attenti, non le ha mai separate definitivamente, le aveva separate in modo problematico.